Qua tornati con i consigli di viaggio. Ora andiamo a un paese che a me piace da matti, mi piace moltissimo perché è un paese serio, che fa delle leggi serie per la popolazione e che diciamo, su un argomento che non posso dire perché sennò vado a scontrarmi un po' con le idee di molti,
hanno capito come ci si deve comportare, quindi credo che sia molto importante seguire anche l'esempio di questo paese dove li hanno gli attributi. Si tratta dell'Australia, dove lì, ma anche per una cosa che non va bene, ti rimetto sul primo aereo e ti spediscono a casa. Australia quindi è suddivisa ovviamente in nord, c'è cioè il nord che per esempio è da vedere il parco nazionale di Kakadu, dove è stato girato anche il film Crocodile Dundee, un bellissimo film. I siti aborigeni di Obiri Rock e Noon Range Rock, dove ci sono anche coccodrilli, eccetera. Il deserto di Tanami, poi ovviamente con il cratere che è stato nominato Meteorite del Lupo, quindi Centro Rosso, insomma, ci sono vari nomi che hanno dato. Consiglio poi anche sulle coste dove la Grande Barriera Corallina, le isole Melville e Bathurst. A nord-ovest invece si consiglia Kimberley, che è la regione, poi dove ci sono anche dei koala, sono, Margaret River, poi che è un'altra regione dell'Argentina, sì, scusate, dell'Australia. Poi c'è Queensland a est, dove c'è la famosa foresta tropicale di Leamington e dove ci sono appunto i koala. Come vi ho già detto, poi i paesaggi anche a sud c'è il lago Eyre, Cocober Petty e la valle di Barbarossa, quindi è molto famosa per i vini. Andiamo subito con le informazioni. Il sito di viaggio www.australia.com. Per i cittadini Unione Europea basta il passaporto con validità di 6 mesi e un visto elettronico, Electronic Travel Authority, che viene rilasciato attraverso la compagnia o di un tour operator. Non ci sono profilassi da seguire. L'Alitalia e Qantas garantiscono costanti collegamenti col paese. Il volo da Roma o Milano copre distanze di 20.000 km e dura circa 20 ore il viaggio, compreso i 1 o 2 scali. Fusi orari. Diciamo che vanno da più 8 a più 10, quindi da ovest a est, perché è veramente gigantesco, quindi 8 ore in più a 10 ore in più, Canberra e Melbourne attraverso Darwin e Sydney. Costo medio, volo di andata e ritorno con una camera 4x4, quindi costa 3.500 euro per una vacanza di 3 settimane. Invece una gita organizzata va sui 2.500, un po' di meno. La lingua ufficiale è l'inglese, con una pronuncia molto particolare rispetto al British e all'American English. A Melbourne, una nutrita colonia di immigrati italiani parla ancora la nostra lingua, dialetti aborigeni molto diffusi. Un dollaro australiano, quindi un euro, vale 1,40 dollari australiani. La capitale ovviamente è Canberra. E la religione è cattolici e anglicani, si dividono in parti uguali oltre la metà del credo religioso. Feste nazionali: il 26 è la festa nazionale di gennaio, marzo Festival di Melbourne, il martedì grasso a Sydney, il 9 giugno festa della regina e il 26 Boxing Day. Quindi ci sono un po' questi tipi di acquisti per il paese. I pro ovviamente sono un soggiorno che si presenta molto vario e ricco di proposte, l'ampiezza del paese, quindi può far organizzare una bellissima gita. Costo della vita può essere molto alto per il turista e il clima che a sud del paese si rivela non favorevole tra luglio e settembre, quindi appunto. E ovviamente qualche precauzione in più per i viaggi che dovreste fare, tipo nel deserto ovviamente. Adesso con la prossima, Contours, appunto la prossima sono le canzoni.